Amici, bentrovati alla quinta puntata di Parola di Vita. Oggi vi abbiamo portato nella zona pastorale irpina. Siamo a Montefalcione e accanto a me c'è Don Paolo Luciano. Dietro di noi c'è il bellissimo santuario dedicato a Sant'Antonio, la chiesa di Santa Maria Assunta. Ecco, Don Paolo, raccontaci un po' la storia di questo edificio così importante qui a Montefalcione. La chiesa nasce, in realtà il primo nucleo di questa chiesa risale al 1200. Ovviamente una piccola cappella posta qui, che più o meno è il punto più alto del paese, però poi ha avuto vari ampliamenti. Diciamo che sostanzialmente nasce come una chiesa romanica, che vedremo che però ha perso un po' tutto per dei rifacimenti poi di fine 1800, ha cambiato completamente volto. E, la chiesa nasce con il titolo di Santa Maria Assunta, diventa parrocchia con Benedetto XIII, ovviamente all'epoca arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, per diventare poi santuario diocesano nel 1988, come nella ricorrenza del 300° anniversario del miracolo di Sant'Antonio che salvò la popolazione di Montefalcione da un tremendo terremoto del 6 agosto del 1688. Ok, questo lo spieghiamo meglio più tardi all'interno. Mi soffermerei un attimino sul portone di bronzo, l'ingresso, no? È un portone di valore. Sì, chi l'ha realizzato? Sì, lo ha realizzato un artista locale, Aldo Melillo, il professore Aldo Melillo, proprio nell'occasione del 300° anniversario dell'elevazione del patronato di Sant'Antonio su Montefalcione. Racconta, narra di alcune scene proprio della devozione dei montefalcionesi al santo, tra cui possiamo ricordare la processione, l'offerta del grano e la cera. Questo particolare rituale che ogni anno poi si ripete nell'ultima domenica di agosto in occasione della grande festa di Sant'Antonio, dove la cera e la processione divengono il fulcro stesso della festa e della devozione a Sant'Antonio del Montefalcionese. Ecco, non resta che spostarci all'interno per ammirarne appunto la bellezza. Paolo, siamo all'interno del santuario e non si può fare a meno di ammirare questo splendore che c'è davanti ai nostri occhi. Dicevamo che ha avuto un importante restauro e ampliamento alla fine dell'Ottocento, sì. Infatti che cosa possiamo dire al riguardo? Diciamo che la chiesa era molto più piccola di come si presenta oggi, lo testimoniano alcuni reperti che sono stati messi anche alla luce in seguito ai restauri del post-terremoto. Come dicevo, fuori era una chiesa romanica, infatti sotto questi pilastri ci sono le colonne romaniche che reggevano la vecchia chiesa. Ovviamente ampliandola, facendola anche diventare a tre navate come si può vedere, ovviamente ha avuto bisogno di un maggiore consolidamento. Questa, come oggi la vediamo, è opera dello Iodice, che è un artista locale, siamo alla fine del 1800. Fu voluta così dal parroco dell'epoca Angelo Pagliuca ed ecco sembra insomma una cattedrale. Ci accoglie l'organo del 1800, sì. Opera sempre di artisti locali di Candida. Ci sono poi tante altre opere del De Santis, per esempio nella Cappella del Santissimo con la presentazione di Gesù al Tempio. E poi tante altre. Dicevamo anche il legame con Sant'Antonio. E poi ecco, com'è nato? Sant'Antonio qui è il grande maestro di questa popolazione di Montefalcione. Il legame con Montefalcione nasce in seguito al terremoto del 6 giugno del 1688, dove la leggenda dice che durante il terremoto Sant'Antonio fosse apparso sul punto più alto del paese, dove attualmente c'è una statua in marmo. E da allora Montefalcione ha chiesto che
Sant'Antonio diventasse patrono di questo paese. E fu subito accontentato? Sì, nell'agosto sempre di quell'anno, ecco, fu dato il patrocinio di Sant'Antonio Montefalcione, e da allora, da 331 anni, l'ultima domenica di agosto c'è una grande festa, e quando dico grande è veramente grande, è una grande festa in onore del Santo Patrono. Paolo, da quanto tempo sei sacerdote, parroco qui a Montefalcione? Allora, io sono sacerdote da 18 anni, ma parroco qui a Montefalcione da 8. 8 anni in cui, insomma, ho stretto un forte legame con questa bella comunità, una comunità molto molto viva. Molto. Ecco, quali sono le realtà che girano intorno alla parrocchia? Abbiamo ovviamente l'aspetto della carità, quindi una struttura Caritas che si impegna molto con gli ultimi. Abbiamo i ministri della Consolazione che dedicano il loro tempo particolarmente per gli ammalati. C'è un gruppo scout, c'è un bel coro, ovviamente poi c'è tutto l'organigramma che cura la formazione ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, agli adulti, quindi tutto quello che riguarda la catechesi. Ecco, c'è questo bel gruppo di catechisti. E quali sono state le tue azioni in questi 8 anni e che cosa vuoi ancora fare? Da fare ci sarebbe ancora tanto. L'attenzione agli ultimi è ancora da portare ancora come, non solo come beneficenza, ma anche come benevolenza, ecco, come, veramente come atteggiamento e come espressione davvero della propria fede. Diciamo che bisogna fare molto per i giovani, ecco, i giovani, sebbene insomma sia ancora un paese abbastanza tranquillo, comunque i tanti problemi, ecco, sociali comunque iniziano anche a affacciarsi anche in queste nostre piccole comunità, e quindi insomma, ecco, una maggiore attenzione ai giovani credo che sia necessario. Ovviamente incentivo molto il gruppo degli scout in modo che insomma offrano anche valori così belli di solidarietà, di amicizia. E poi devo dire la verità, le persone qui, ecco, si lasciano coinvolgere, ecco, c'è ancora un forte legame con la tradizione, con la Chiesa. Certo, tante cose andrebbero purificate, però ecco, è una comunità che sente molto, ecco, l'appartenenza ecclesiale, e questo è sicuramente molto bello, e anche per me ovviamente mi incentiva nel lavoro, ecco, nell'impegno più che il lavoro. Grazie Don Paolo per averci accolti. Grazie a voi. Adesso ti ascolteremo volentieri nel commento al Vangelo di questa domenica 6 ottobre e cogliamo l'occasione per invitare tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando a visitare questo bellissimo santuario di Sant'Antonio qui a Montefalcione. Vi aspetto. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: aumenta la nostra fede. E il Signore rispose: se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: sii sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai anche tu? Si riterrà obbligato verso il suo servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare.
In queste ultime domeniche Gesù, ecco, ci pone di fronte a delle scelte, scelte molto concrete ma anche molto serie. Quale uso noi facciamo dei nostri beni, delle nostre ricchezze? Ma volessimo estendere anche, ecco, questa idea di ricchezza alla nostra vita. Cosa facciamo della nostra vita? Se crea ponti, crea amicizia, crea, come direbbe lui, prossimità. Questa domenica gli apostoli fanno una domanda a Gesù, o più che una domanda, ecco, una richiesta accorata: accresci in noi la fede. E Gesù non risponde con delle raccomandazioni, ma ancora una volta un monito, ancora una volta, ecco, mette in campo, ecco, la nostra interiorità, il nostro cuore, il nostro desiderio di Dio. Se aveste fede come un granellino di senape, potreste spostare questo gelso e piantarlo nel mare. Certo, è un paradosso, un gelso non si può sradicare, troppo grande. Nel mare non ci può essere una vita, un futuro per questo gelso. L'acqua salata non potrebbe creargli vita, donargli vita. Eppure Gesù in questo paradosso, ecco, ci dice tutta la grandezza della fede, tutta la grandezza, ecco, che il nostro essere umano acquisterebbe se quella fede davvero diventasse resa, diventasse abbandono, se la nostra vita in ultima istanza, in ultima analisi, ecco, facesse diventare di casa, familiare, Dio. Il Vangelo di questa domenica funziona per paradossi, il paradosso del padrone di casa, ecco, che certamente, dice Gesù, non si metterebbe a servire i suoi servi che tornano dal lavoro, forse è vero il contrario. Eppure Gesù dice che invece, ecco, la verità dell'uomo sta nel servizio. Ecco, allora fede, servizio, ecco, diventano il modo, il paradigma, ecco, dello stile di vita, di come il cristiano deve essere nel mondo. Non ci può essere una fede senza un risvolto, ecco, di dono, di condivisione, di comunione. L'ultima frase, l'ultima parola del Vangelo forse è davvero, ecco, pesante da ascoltare per i nostri orecchi a volte così in attesa di gratificazioni, ecco, così desiderosi a volte di riempire il proprio ego, la propria personalità, la propria individualità. Alla fine, quando avremo fatto tutte queste cose, dobbiamo dirci che siamo servi inutili, dove per inutili non dobbiamo pensare alla pochezza, ecco, di quello che siamo, questo non possiamo mai esserlo agli occhi di Dio. Ma certo, ecco, che in qualche modo potremo sempre superarci. In realtà credo, vi leggo, un altro paradosso, proprio in questo senso dell'inutilità del nostro servizio, non perché non siamo capaci, non siamo buoni, dice Gesù, ma quanto piuttosto che dobbiamo davvero sempre superare noi stessi. Al bene non c'è mai limite, mai appoggiarsi sugli allori. Altrimenti diventa un cristiano tiepido e la scrittura contro i tiepidi ha parole davvero dure. E cercare allora sempre il meglio, come direbbe il grande Ignazio di Loyola, e cercare sempre un magis, un di più, ma che non è un di più che ritorna a noi come autogratificazione, ma un di più, ecco, che viene restituito attraverso di noi all'umanità, ecco, come possibilità davvero di una comunione, di un dialogo, ecco, sempre più profondi, sempre più grandi. Auguro a tutti voi una buona domenica.